Ciao amici, ben ritrovati e adesso vi voglio fare un mini tutorial per quanto riguarda una delle mie amate applicazioni, insomma, grande qualità, grande music maker jam, grandi suoni, grandi possibilità e chi ne ha più ne metta, insomma. E music maker jam, per quanto riguarda beat loop mixer, è qualcosa di eccezionale. Di spaventosamente bellissimo, grande, grande, grande applicazione. Io ci sono dentro ormai da tantissimo, insomma, e devo dire che è una cosa eccezionale. Qui cosa c'è da dire? C'è da dire di tutto e di più. Praticamente che è un'applicazione che ti permette di creare musica in una maniera, diciamo, facile, istintiva. Aiutato anche, diciamo, offre stili in pacchetti free e acquistabili. Come si vede qua, oltre 200 pacchetti di stile che sono secondo me anche 400 oramai. E chi ne ha più ne metta, insomma, remixi i brani, accedi migliaia di loop in qualità da studio, creativo comandi semplicissimi, produttore di te stesso, condividi con SoundCloud. Unisciti alla nostra comunità musicale e entra a contatto con amici, artisti, fan, creatori, tendenze, follower, DJ, produttori, eccetera. E questa è un must, ben oltre 10 milioni di download, per cui è una delle numero uno in assoluto. Quando uno si iscrive con username, password, via di seguito, accesso tramite Facebook, insomma, poi alla fin fine si ha la possibilità di avere dei pacchetti gratuiti, poi altri si comprano. E se no si fa un abbonamento anche, di conseguenza è una cosa di quest'ultimo anno, che alla fin fine, insomma, cosa succede? Succede che con l'abbonamento si ha un maggior diciamo, possibilità di lavorare con i suoni, con effetti extra, filtri, chi ne ha più ne metta. E di conseguenza siamo di fronte a una macchina di musica di guerra proprio perché alla fin fine ti permette di fare di tutto e di più a livello di produzione musicale. Poi da qualche anno è supportata anche da Ludwig, un'altra applicazione che fa parte Music Maker, che di conseguenza ti permette di ampliare ancora di tutto e di più. E una grande, grande, grande applicazione, grande veramente. Crea con la tua musica, qua basta essere creativi, sapersi un po' di vincolare con i style, gli effetti, chi ne ha più ne metta e vengono fuori i capolavori. Di tutto e di più. Si possono registrare anche parti vocali e di conseguenza, insomma. Poi la community di Music Maker, Jam, è qualcosa di strepitoso, di enorme. Di grandioso. Condividi le tue canzoni con la comunità e chiaramente anche con tutto il resto, i social, YouTube, chi ne ha più ne metta. Chiaramente con questa applicazione si possono fare cose, sì, chiaramente per divertirsi, ma anche essere produttivi, cioè andare a finire su Spotify e altro. E là è da vedere un attimo pacchetti, quello che può essere acquisto, diciamo, i diritti da copyright, queste cose che qua. Poi una volta che si è dentro poi si capiscono tante altre cose, insomma, perché non voglio qui un mini tutorial stare a essere quello che interessa agli amici e di capire, insomma, qualcosa che si ha a che fare, insomma. Una grande, grande, grande applicazione. Se si ha bisogno sono sempre disponibili e diciamo è un'applicazione che viene spessissimamente aggiornata. Difatti, come voi potete vedere, 2 settembre 2013 è nata, l'ultimo aggiornamento 11 novembre 2020. Ah, sono aggiornamenti grossi, insomma. E poi qua ci sono i costi, 49,99 diciamo l'abbonamento annuale. E poi sti vari styles e roba che si vogliono acquistare.
di tutto e di più. E i generi sono i più disparati, come EDM, hip hop, dubstep, house, pop rock e un'infinità di altri. Loop, beat e melodie di qualità di studio, e beh sì. E chi ne ha più ne metta, insomma. Una grande, grande, grande applicazione. Vediamo qua adesso su YouTube. Ecco qua, Music Maker, Jame. Quello che vi dicevo, poi c'è anche un'altra applicazione che lavora in sintonia con Music Maker una volta che si è dentro il community che apre e metta, che è Ludli, che una volta tirata giù anche Music Maker si tira giù anche Ludli. Jammers of the world, welcome to another Music Maker Jam tutorial. My name is Lucas and I'm going to be walking us through the powerful features that are the loop modes in Music Maker Jam. These being forward, reverse, half time and double time. So let's just get right into it, shall we? Okay, so what better way to showcase the power of the loop modes than to put it into practice? Right now I have cooked myself a little beat for the occasion. You can see my tracks are already selected, there's already some loops armed, and yeah, let's start with how we can access the loop mode. Forward, which is the normal playback of a loop, and we can go to reverse, which I think could work with this little beat section. Here to say loop modes and music making. Thank you very much for tuning in. We'll be discussing some exciting new features on the next tutorials, this being a couple of new effects. Hello, jammers of the world, welcome. Beh, praticamente insomma è solo da provare, è solo da iscriversi e da godere nel vero senso della parola. E, chiaramente bisogna fare un account e di conseguenza poi si hanno parecchi stili, una ventina, una 20 stili circa free, per cui si può già entrare, diciamo, nell'ottica e nella musica di Jaime. Di Music Maker Jam nella community e condividere, che permette poi, se uno valuta che gli piace, che gli serva queste cose qua, può tirare giù altri stili, aumentare le sue possibilità e condividere con tutti e di più, insomma, e poi alla fin fine, insomma, magari acquistare anche l'abbonamento e ampliare ancora le possibilità. Poi tirarsi su anche Ludli, l'applicazione, diciamo, e condividere anche là chi ne ha più ne metta. Perché diciamo che poi in simbiosi Music Maker Jam e Ludwig, sempre la stessa famiglia, alla fin fine hanno fatto una cosa a tal punto che si può fare una cosa a 360 gradi. Solo da provare, spero di essere stato con questo mini tutorial un po' chiaro, insomma, e di avermi incuriosito a tal punto di provare l'applicazione, che a me dà un'enorme soddisfazione, con i passa 3200 song che ho fatto, ben oltre 3200 song e 9000 fans, di conseguenza, insomma, ho grande soddisfazione con Music Maker Jam, che consiglio vivamente a tutti. Ciao, alla prossima e una buona serata.